Ciao a tutte ragazze, ben trovate su Sirio Makeup. Questo è un video veloce dove vi faccio vedere un mini tutorial che però, abbiate pietà, non sono riuscita ad inquadrare bene l'occhio perché era la prima volta che provavo lo zoom. Le prossime volte, le volte future starò sicuramente più attenta. Però ecco, ripeto, include un mini tutorial dove vi faccio vedere l'utilizzo che faccio di queste. Ve l'avevo già anticipato nel video dei preferiti di gennaio e sono le 24/7 Glide On della Urban Decay. Queste matite sono veramente fantastiche perché hanno una lunghissima durata, anzi praticamente waterproof. Dovete andarla a struccare, a rimuovere con uno struccante bifasico, tanto è la resistenza di queste matite, ma la particolarità che le rende uniche è la morbidezza. Sono veramente molto molto morbide, al pari di un long lasting stick shadow. Perciò, come io utilizzo questo e anche voi sicuramente come ombretto in crema, potete fare lo stesso utilizzo di questa tipologia di matita. Ho anche dei dupe con me, delle varie alternative, e sto parlando sempre di Kiko, le Double Glam. Queste erano della collezione di Natale dello scorso anno, in quella di quest'anno le hanno riproposte e sono tra l'altro in saldo, perciò correte assolutamente a prenderle. Se non le avevate ancora valutate con questo utilizzo. E anche in alternativa anche le Vibrant Eye Pencil, che sono della collezione permanente, anche queste hanno la mina molto morbida, però scarseggiano un po' come tipologia di colori, non ci sono molti colori. Perciò io mi sento di mettervi allo stesso livello i Long Lasting Stick Shadow, le Urban Decay 24/7, le Double Glam e le Vibrant Eye Pencil. Sicuramente riuscite a fare quello che faccio io nel tutorial con questa tipologia di matite qua, e ho voluto unire appunto un tutorial super veloce, senza neanche l'utilizzo dei pennelli, semplicemente con le dita, primo per farvi vedere quanto sono morbide queste matite e anche per farvi vedere come si riesce a fare un trucco in pochissimi minuti, un trucco occhi in pochissimi minuti. Perciò vi lascio il tutorial e a dopo. Comincio subito con la matita 24/7 della Urban Decay nella colorazione Underground e la vado ad applicare su tutta la palpebra mobile, creando la forma che più mi piace. Come vedete, la matita è veramente molto molto morbida e si stende in maniera eccellente. Dopodiché, con le dita, vado a sfumare la riga netta che si è creata all'interno della piega. Con la stessa matita vado anche sulla rima esterna inferiore per tutta la lunghezza dell'occhio. Risfumo con le dita. Adesso passo alla colorazione 0, sempre della stessa linea di matite della Urban Decay, e vado a creare una riga piuttosto cicciotta da metà dell'occhio fino all'esterno, puntando verso la fine delle mie sopracciglia, proprio come una vera e propria riga d'eyeliner piuttosto spessa. Sfumo però questa volta sempre con le dita, ma all'interno dell'occhio, verso l'interno e un po' verso l'esterno, proprio dove punta la riga che abbiamo fatto con la matita nera. Rintensifico dove serve. E risfumo. Poi passo alla linea inferiore esterna, dalla fine dell'occhio fino a metà. Inutile dire che, avrete capito, va sfumata con le dita. E vado ad applicare la stessa matita anche all'interno della rima, perché sono veramente molto morbide e adatte anche per l'interno della rima. E l'occhio è finito qui. Praticamente adesso potete tranquillamente andare
a dare un tocco un pochino più deciso all'attaccatura delle ciglia per dare quell'effetto più infoltito, e abbiamo finito. Come avete visto, un trucco super super veloce, super super semplice, uno smoky da tutti i giorni. Potete voi sbizzarrirvi su come posizionare e sovrapporre anche i diversi colori. Ecco, magari nel caso di questa qui, usare entrambi i colori per fare uno smoky sul blu. E questo sta alla vostra libera fantasia. Volevo semplicemente farvi aprire un po' gli occhi, perché quando magari non trovate un ombretto in crema o siete particolarmente attratte da un ombretto in crema che o è troppo costoso o non lo riuscite a trovare, magari se riuscite e se andate un attimino a rovistare nella vostra postazione make up, trovate sicuramente delle matite come queste che avrete comprato in qualsiasi altra occasione e potete tranquillamente utilizzarli come degli ombretti in crema. Tra l'altro potete anche usarli da soli oppure mettere delle polveri sopra, questo sta sempre a voi. Però ragazze, io per quanto riguarda questa tipologia di matite, lasciate da sole, sono fantastiche, non vanno nelle pieghette. Se avete problema di ho sentito che qualcuno ha problema per il long lasting di pieghette, consiglio un primer sotto, ma non è necessario per la maggior parte dei casi. E basta, spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto, vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!